Magnetic è l'apparecchio per la magnetoterapia, utile in particolare in caso di osteoporosi ed esiti di fratture. Visitate il sito www.nuovarei.it. Magnetic è un prodotto nazionale. Magnetic, il benessere a casa vostra. Momenti d'artista, un programma di Giuliano Guerrieri. Salve, continuiamo questo nostro percorso della mostra Trilogie con Claudia Salvadori, autrice di queste stupende opere. E guardando le tue opere mi sembra che tu abbia una particolare predilezione per la figura. È una mia idea? No, io amo molto la figura, e diciamo che tutta la mia pittura è improntata sulla figura, quindi sono soprattutto soggetti femminili, ma comunque la figura in genere. Che... Allora, io la figura l'ho studiata per tanti anni, ho avuto vari maestri. Il mio percorso artistico è iniziato con la scultura, la modellazione della creta, e è passato successivamente alla pittura. La figura ha catalizzato sempre la mia attenzione perché... Nelle mie opere cerco soprattutto l'anima della gente. Questo è importante. Cerco attraverso gli sguardi, attraverso gli occhi, che per me sono uno specchio dell'anima, cerco di trovare l'anima. È una pittura catalizzatrice di emozioni, ecco, cerco l'emozione. E beh, questo è fondamentale per un artista, perché una figura oggigiorno con una bella fotografia l'abbiamo già. Certo. Ma quello che è difficile è mettere in evidenza quello che vuol dire la persona, cioè con lo sguardo un quadro ti dà un'emozione diversa e anche da chi lo guarda molte volte. Sì, sì. Ma oltre tu hai detto che hai fatto anche la scultura, continui ancora nella scultura? O... Continuo ancora nella scultura, diciamo che mi sono focalizzata soprattutto sulla pittura. Sulla pittura. E avete detto il tuo percorso artistico è partito dalla scultura e poi sei arrivata... E oltre la figura, è una mia curiosità, no? Fai anche uno spaccato di vita, cioè un gruppo di persone in un bar, tanto per intenderci, o un gruppo di giovani a una partita, o sei catalizzata solo sulla figura femminile così? No, sono spaccati di vita, sì. Non aggregazioni tendenzialmente, sì, sì. Ma spaccati di vita, perché la mia pittura nasce per strada, nasce dalle persone che incontro, nasce dalle emozioni che io ritrovo nelle persone che incontro, nasce da un incrocio di sguardi, nasce da un sentimento, nasce dalle viscere, una pittura viscerale, sì, credo. Sì. E cerca proprio l'anima dell'emozione. Sì, la tua tecnica è a olio, vedo, no? Sì, io uso l'olio e poi uso una tecnica materica, ecco. È un impasto che ho ideato io, sì. Nato con basi di cenere, stucchi, segature, e successivamente con aggiunta di altri materiali. Ma effettivamente è bello perché si vede una pittura interessante e anche originale, cioè che non è facile, perché tutti fanno delle ricerche, ma riuscire a fare una ricerca un po' personalizzata è difficile. E tu mi sembra che ci sia riuscito, infatti io non ti conosco da molto, però appena ho visto il tuo quadro dico, beh, quello è un quadro della Claudia, cioè è inconfondibile nella tua opera. Sì, è una pittura che... Ci ho impiegato mesi a trovare questo impasto sufficientemente elastico e sufficientemente resistente. La prima tela che ho fatto, 6 metri quadri di tela, quindi lavoro su tele molto grandi, su soggetti tendenzialmente grandi, e ci ho lavorato dei mesi, chiaramente, in quest'opera, e quando poi l'ho arrotolata per trasportarla si è sbriciolata, quindi mi si è sbriciolato anche il cuore, è stato un attimo di dolore, sconfitta, però insomma poi mi sono rialzata, ho ripreso coraggio, ho detto ok, non ha funzionato, ripartiamo. E insomma adesso è nata questa tecnica che ho assodato e sta funzionando. Perché, sì, perché è materica ma non sembra materica, e questo è il bello, che sì. Espressiva, cioè anche la pennellata, se chiamiamo il lavoro, l'impasto, ha una sua funzione e nel quadro si nota, sì, non è questo che mi piace. Dimmi una cosa, io ho visto che tu hai vinto un premio molto importante con un quadro che qui è esposto, sì. Spiegami un po' questo premio e come è funzionato circa. Allora, io ho vinto il primo premio alla Biennale del Senso e della Materia di Greccio con Atena, la mia dea. Sì. Sì.
È stata una bella soddisfazione, diciamo che c'erano anche, anche tanti nomi importanti, quindi per me è stata una sorpresa, sono stata felice di questo. Questo mi fa estremamente piacere. È stata apprezzata la tecnica, la novità della tecnica e l'intensità comunque del dipinto, l'intensità dello anche sguardo, dello l'emozione. Ecco, c'era lì che ti volevo. Sì, sì, sì. Sì, è uno sguardo veramente vivo, uno sguardo che ti penetra. Sì. È uno sguardo intenso, cioè che affascina. Colpisce, credo. Colpisce, sì, no, colpisce credo proprio. Che si sente, infatti carino un articolo che hanno scritto su di me, una recensione, definendomi come la pittrice degli occhi narranti, una pittrice che ruba l'anima alle persone, effettivamente magari non la rubo, però cerco di coglierla, sì, attraverso gli occhi cerco proprio di arrivare alla nostra parte più intima. D'altronde l'occhio è più segreta. E effettivamente ti dirò che sono pienamente d'accordo con questo, che ha scritto perfettamente, i tuoi sono occhi narranti. E questo è bello, questo, e guardi che è fondamentale. Senti un attimo, questi nudi che vedo così, però sinuosi, cioè è il bello proprio il movimento del nudo, che non è facile, perché il nudo, sai, li vedi, che non sono nudi che puoi vedere in una rivista dei fumettisti che sono, possono essere fatti bene, ma hanno vita. È una mia. Sono donne vere le mie, sì, sono sì. Donne carnali, amica, sanguigne, sì, sì. Donne passionali e donne molto femminili, sì, donne sì. Con un'anima, non sono, non sono burattini, non sono sì, no. Così. E cerco di rappresentare la forza della femminilità, ecco, nella sua bellezza, perché io trovo che comunque il nudo sia bello, esteticamente bello, ma non è una bellezza estetica che cerco, è proprio una bellezza completa. Sì, ovviamente. Data quindi dalla forza, dalla passione. Sì. Ma soprattutto vedo questa plasticità, questo suo movimento che sì. È difficile, cioè proprio tu riesci. Tu pensi di seguire sempre questo filone o hai in mente così nel tuo subconscio un'esperienza diversa, per dire? Non lo so. Sinceramente mi lascio un po' guidare dall'emozione, non ho un ideale dove arrivare. Percorro questa strada finché la sento mia e poi non lo so, che sai, cosa di sarà. Di cosa diceva, eh? Io non cerco, trovo. Sì, tu... non mi precludo niente, questa sono è... curiosa, sono terribilmente curiosa, quindi mi piace sperimentare, provare, ricercare sempre qualcosa di nuovo. Quindi so dove sono, ma non so dove sarò. Faccio una domanda un po' classica in questo qui, cioè quando tu hai una tela bianca così, ti emoziona, ti crea problemi o sei già quello che vuoi fare? Mi emoziona da morire. Sì, una tela bianca più è grande, più l'emozione è grande, la mia. Sì. È questo qui. Io se potessi dipingere su tele immense lo farei, perché ho proprio bisogno di spazio, mi piace lo spazio vuoto. Ecco, lo spazio vuoto per me non è un limite, ma lo vivo come un'opportunità. Quindi l'idea di poterlo riempire a modo mio, con i miei colori, con le mie emozioni colorate, è bello, sì, è bello. Sì. È una sfida, ogni volta è una sfida. Infatti io ti faccio una confidenza, vedere, io ho visto anche delle tue opere molto, molto grandi, molto importanti, e dipingere in grande ha una certa difficoltà, perché potresti fare, è anche facile, ma fare qualcosa in grande, però con un soggetto vivo che rappresenta qualcosa di serio, bisogna essere molto determinati, sì. Amarlo molto. Sì, però è un'emozione impagabile. Io quando vedo le mie tele appese, pronte, la scala, perché le lavoro sulla scala, chiaramente sono grandi, e è un lavoro anche di braccia, perché i miei impasti, l'impasto... come si impastano le basi degli affreschi, quindi sono impasti anche duri, lavorati con la cazzuola, quindi anche un lavoro di braccia, un po' di muscoli, mi sembra. Però è un'emozione impagabile, sì. Dimmi un po', la tua prospettiva futura, cioè questa è una curiosità che vogliamo dare ai nostri telespettatori, cioè in futuro cosa pensi di fare, qual è il tuo progetto, il tuo programma, se vogliamo? Ma adesso ho delle belle mostre in ballo, vediamo, si stanno aprendo delle opportunità, mi sono state fatte delle proposte belle per la Spagna, per Praga, vediamo. Ma infatti questa mostra qui, Trilogia, ho visto che sia quasi tutti voi, state anche lavorando anche all'estero, e questo è importante. Antonio va adesso a Monte Carlo, tu devi andare in Spagna,
sarà Shanghai, la prima meta è Shanghai. Shanghai, bello la Cina. Pensa, mi piace molto la Cina, perché l'altro giorno parlavo con il cavaliere Bargellini, che è il titolare del museo Maggi di Pieve di Cento, uno dei più musei privati più grandi d'Europa. No? È aperto una filiale in Cina, che ha detto che l'amore che hanno i cinesi per l'arte nostra. Dice così, quando fai una mostra là, qui in Italia delle volte fai una mostra, dopo un po' quelle poche persone che vengono, dopo spariscono, vengono ogni tanto. In Cina è un piacere. Cioè... C'è più spazio, un mercato che si sta aprendo e soprattutto è interessato al nostro tipo di pittura. Sembra molto apprezzato, per me è la prima esperienza in Cina, quindi vedrò che cosa sarà. Però i presupposti sono fantastici, perché c'è un grandissimo interesse. Ci sentiamo coccolati come artisti, proprio ben accolti, e è piacevole. Poi vedremo cosa sarà. Ma penso bene. Mandami il video, che se posso. Volentieri. Va bene. Volentieri. Claudia, io mi complimento molto per la tua arte e mi fa molto piacere che tu sia presente in questa mostra, che, come diceva Antonio, questa trilogia è una mostra di tre artisti brillanti. Complimenti. Grazie. Ciao. Grazie ancora. Momenti d'artista, un programma di Giuliano Gurieri in collaborazione con Elvezio Bagatta, Vincenzo Cappelli, Ciao Radio, AIC Bologna e Art Journal. Magnetic è l'apparecchio per la magnetoterapia, utile in particolare in caso di osteoporosi ed esiti di fratture. Visitate il sito www.nuovarei.it. Magnetic è un prodotto nazionale. Magnetic, il benessere a casa vostra. Momenti d'artista, un programma di Giuliano Gurieri, in onda su Telesanterno, Telecentro, Canale 24, Via Emilia TV.